Grazie mille Fausto, complimenti per questo progetto, complimenti anche per questa grande responsabilità che avete assunto sulle vostre spalle. Io sono in realtà particolarmente interessata anche al manuale che è stato tradotto e credo sia un punto molto importante proprio dal punto di vista formativo e devo dire che a me piacerebbe anche coinvolgere le scuole di specializzazione in questo. Per cui se ce ne date l'opportunità potremmo fare degli incontri, io mi posso già proporre per la nostra sede di Bologna per apprendere queste tecniche e poi metterle in pratica, creando anche dei centri a livello regionale che possano interagire con la grande forza lavoro e anche di impegno e di ricerca degli specializzandi. Quindi se siete d'accordo potremmo anche programmare alcuni seminari proprio sull'utilizzo di queste tecniche. Credo che sia un punto veramente molto importante questo che hai toccato e credo veramente ci siano delle possibilità di sviluppo in futuro. E io credo che potremmo iniziare la discussione, essendo stati nei tempi, possiamo permetterci anche un quarto d'ora di discussione. Io avrei piacere, come sempre, che partecipassero sia, so che ci sono dei familiari nel nostro pubblico, ci sono anche degli studenti, quindi soprattutto le persone giovani e le persone che vivono queste problematiche, se intervenissero, a me personalmente farebbe molto piacere. E in più abbiamo visto un orientamento partendo dagli aspetti epidemiologici, dei fattori di rischio, e potremmo anche iniziare a ripensare al futuro della schizofrenia partendo proprio dal lavoro di Nature di Ansel del 2010, in cui si ipotizza i prossimi 30 anni come potrebbero essere diversi e come potremmo interagire in un momento precoce. Credo, se posso fare una prima domanda su chi si occupa di questi temi, una delle nuovi modi di vedere la schizofrenia è quello di fare quello che viene chiamato life course exposure, ovvero sia, noi non dobbiamo partire dall'esordio ai 23, 24 anni o ai 20 anni, ma dobbiamo iniziare veramente in maniera più precoce, ipotizzando che l'esordio sia solamente il punto di arrivo quasi del manifestarsi della malattia, perché sono venuti a cessare quei meccanismi di compenso che avevano fino a quel momento mantenuto un'integrità e un inserimento. Partendo da questa diciamo, prima proposta di domanda, vorrei sentire chi degli oratori abbia voglia di rispondere e poi partiamo con le domande dal pubblico. Se Ernesto è d'accordo, se Ernesto ha altri commenti. Prego, chi vuol rispondere? Io come una opzione infantile posso parlare. Prego. Abbiamo un microfono... Questi, Paolo, tu che fai gli onori di casa. Ah, perfetto, così si vede il... assolutamente corretto. Funziona? Sì. Perfetto. La dimensionalità, insomma, di cui accennavo prima, cioè del disturbo schizofrenico, per quanto riguarda noi neuropsichiatri infantili, è una sfida molto, molto ardua, perché... Quello che nella dimensionalità viene chiamato prodromo, oppure adesso, come qualcun altro prima accennava, nella nuova nosografia del DSM-5 viene in qualche modo proposto come modello della psychotic attenuated syndrome, cioè in qualche modo una sindrome di psicosi attenuata, sotto soglia, o di popolazione a rischio, e appunto per quello che vi dicevo, per noi che vediamo, diciamo, dai 18 in giù è una sfida molto difficile da cercare di identificare questi proxy per la nostra popolazione, proprio perché a parte gli esordi di cui prima vi accennavo, prima dei 12 anni, che sono estremi, di solito l'esordio psicotico in età adolescenziale, per esempio, tende ad essere subdolo e la pervasività
di un domini cognitivo, motorio, di capacità di, insomma, di sociale, eccetera, è piuttosto generico, cioè non abbiamo degli indicatori certi rispetto allo sviluppo in una direzione o rispetto a uno sviluppo in un'altra. Cioè, in altre parole, quello che per gli adulti, per gli studi fatti con i pazienti adulti, sono indicatori di rischio più o meno certi, per noi che vediamo bambini e adolescenti è molto più difficile cercare di trovare questa specificità rispetto alla diagnosi. Abbiamo visto prima, no, che vi dicevo che a 11 anni circa l'1,5% del campione diceva di avere avuto almeno un sintomo psicotico hard, perché quello era il tipo di criterio che era stato utilizzato, e che di questi a 26 anni ben il 25% ha sviluppato la schizofrenia. Beh, ebbene, 25% è sicuramente un numero alto, ma vuol dire che, 70, che il 75% non l'aveva sviluppata. Quindi sono ancora poco sensibile per quanto riguarda l'età evolutiva. Non so se cosa ne pensano anche i colleghi, insomma. Posso rispondere sulle diapositive di prima che non abbiamo visto? Allora, rispetto alla domanda della professoressa De Ronchi, che in effetti coglie proprio il punto centrale del progetto EUGEI, che è il più grande progetto che è stato messo in atto in Europa ad oggi, sull'interazione gene-ambiente nel causare le psicosi, un punto focale in effetti è proprio questo, quello di riscontrare quegli aspetti psicotici che meritano la nostra attenzione clinica di normalizzazione come esperienze comuni. Quindi prima la provocazione di Mazzi in effetti va proprio in questo senso, sia nella popolazione di pazienti psicotici, che è brutto questa definizione, quindi di pazienti con psicosi, che nelle persone normali. E noi che cosa abbiamo trovato? Peccato non poter far vedere la diapositiva veramente perché è qualcosa che sorprende. La totalità dei controlli intervistati hanno psychosis like experience. E il tratto comune, professor Caffo, tra di vulnerabilità o di sensibilizzazione, per usare un altro termine che è stato introdotto oggi molto argutamente nella previsione della presenza di questa esperienza, è il trauma infantile. Quindi noi abbiamo una predisposizione sicuramente di tipo genetico, che però è vero, interessa studiare più da un punto di vista di comprensione del modello che di messa a punto di strategie di cure. Abbiamo un evento di vita molto precoce, diceva la Diana prima, nel corso della vita, durante l'infanzia, di traumi o anche di minacce di traumi, e abbiamo quelle condizioni ambientali che sono il vero detonatore della psicosi. Io credo che in questo professor Berardi, che si sta occupando da anni di psicosi nel CSM, adesso anche di passaggio dalla neuropsichiatria, ci potrà dire molto come proprio siano le condizioni ambientali che determinano il discrimine alle volte, no? Tra la normalità, quello che consideriamo come normalità e quindi che non giunge alla nostra attenzione, e il caso che dall'episodio acuto poi diviene un paziente dei servizi. Va bene, grazie. Domande dal pubblico, abbiamo sollecitato l'intervento di familiari, di operatori giovani anche. Avrei piacere di avere delle domande in questo senso sulle prime tre relazioni. Prego, venga, venga. Buongiorno. Benvenuta allora alla prima. Grazie. Rompo il ghiaccio. Assolutamente, grazie. Mi chiamo Daria Scarciglia e insieme a mio marito abbiamo dato vita ad un'associazione di volontariato Vivere a Colori che persegue progetti di inclusione sociale e scolastica nella fascia 0-18. Come buona parte delle associazioni, nasciamo da un'esperienza personale, familiare. Nella nostra famiglia l'esperto ha 11 anni, è mio figlio. È un bambino adottato da un istituto russo di Mosca, l'istituto numero 21 di Mosca, quando aveva 3 anni e mezzo. E in quei 3 anni e mezzo è stato cintura nera di traumi infantili, li ha subiti tutti, dalla deprivazione affettiva, alimentare, i maltrattamenti fisici, le minacce psicologiche, gli abusi psicologici. E
nei 6 anni successivi, di cui 5 passati in carico alla neuropsichiatria infantile, devo dire che non è mancata la competenza dal punto di vista della neuropsichiatria infantile, ma è mancata tutto il resto della rete. Ho sentito parlare oggi di integrazione di saperi, di fattori di rischio socioambientali, e i grandi assenti nel percorso di mio figlio, ma di tanti altri bambini che vedo oggi tutti i giorni, è stata la scuola. L'unico scopo della scuola era quello di rendere mio figlio il più possibile compatibile ai bisogni degli altri. E così facendo non abbiamo ascoltato mai l'esperto, cioè mio figlio, che è vissuto in uno stato di impotenza. L'unica cosa che lui ha percepito, partendo da un livello di autostima sotto zero, che lui comunque continuava a non essere adeguato a quello che gli veniva richiesto. Siamo finiti anche noi allo Stella Maris di Pisa, dove è stato curato con il Ritalin. Il Ritalin ha migliorato le performance scolastiche e gli ha dato una sorta di delirio di onnipotenza, rispetto al quale ha incominciato a manifestare crisi maniacali molto violente, prima con alzando le mani, poi i pugni, poi il bastone della scopa, poi sono arrivate le coltellate. E siamo finiti in una stanza d'ospedale con le finestre chiuse a chiave e le telecamere a circuito chiuso, a 9 anni, e quando siamo usciti di là, quello che abbiamo trovato a casa era esattamente quello che avevamo lasciato. E quindi la mia domanda è questa, cioè quando si parla di progetti di inclusione sociale, quando si parla di attività socialmente utili, bisognerebbe prima di tutto promuovere, dal mio punto di vista, un'operazione culturale molto complessa, cioè quella di fare in modo che la normalità diventi questa, perché le attività socialmente utili vengono viste come una cosa molto bella, molto alternativa, ma che va bene per quelli che, poveretti, non arriveranno mai nella vita ad avere dei posti, quelli a cui ambiscono gli altri, quelli che quei problemi non ce li hanno. E dal mio punto di vista, nelle cure, quando si parla di bambini, il grande assente rimane il percorso scolastico. E non a caso anche oggi è assente la scuola, non sente la necessità di informarsi, di documentarsi, di formare anche gli altri genitori rispetto ai problemi di bambini come mio figlio, perché vengano accettati meglio, perché vengano seguiti meglio, perché abbiano le stesse opportunità di successo scolastico. E allora la mia domanda è proprio questa, a voi che siete gli specialisti: contate di fare qualcosa in questo senso? Contate di capire che senza l'inclusione della scuola noi genitori possiamo fare molto poco, molto. Noi finiamo con l'essere l'anello debole della catena nel percorso di recupero dei nostri figli, perché una mamma che è stanca, che non sorride, che non ha la capacità neanche di trasmettere affetto, che non può staccarsi dal figlio neanche per un'ora di ginnastica, di palestra, di qualunque altra cosa, è una mamma a cui servono poco anche programmi di parent training. Quindi la mia domanda è proprio questa: che cosa vorreste fare a proposito della scuola? Grazie. Io lascio la parola ai neuropsichiatri infantili, naturalmente. Posso solo dopo citare l'esperienza nel mio reparto con richieste di ricovero per un bimbo di 9 anni. Vengo chiamato in causa a questo intervento, ci conosciamo bene con la signora, l'altra sera abbiamo fatto assieme a Castelnuovo Rangone una serata appunto dedicata a questi temi. Questo intervento, forse più che a questi del primo pomeriggio, si riallaccia direttamente al primo argomento di questa mattina, poi siccome mi hanno tirato un po' lungo sui tempi non c'è stato il tempo del dibattito. Ma adesso l'assenza della scuola non è del tutto vero, perché stamani c'erano degli insegnanti e purtroppo non è andata poi all'ultimo momento a buon fine il progetto di avere qui anche delle scolaresche.
ma lo riproponiamo. I motivi sono stati i tecnici, le difficoltà della riapertura dell'anno scolastico dopo il sisma, insomma, quindi di questo tipo, non di altra natura, perché nel programma, infatti ce lo trovate scritto, c'era anche l'intenzione di confrontarci sul tema dei disturbi di condotta e dei disturbi del comportamento alimentare anche con delle scolaresche che da tempo stanno facendo un percorso di avvicinamento a questi temi e potrebbero essere, credo, efficacemente coinvolti in temi di peer education anche sul tema del disturbo della condotta. È vero che la scuola per noi è diventato un modello un po' rigido. Allora, la legge 104 del 92 e le successive modificazioni sono un po' la nostra 180, però funzionano quando c'è la scuola. Funzionano quindi durante l'anno scolastico, non funzionano d'estate, funzionano sui ragazzini con disabilità di una certa rilevanza, ma non altri. Per esempio, l'autismo è un problema, i disturbi di condotta sono un problema. Ha funzionato meglio l'integrazione degli alunni disabili nei temi del ritardo mentale lieve. Sta funzionando con qualche difficoltà appunto su temi come l'autismo e i disturbi di condotta. Il discorso non è dire manca la scuola o manca un servizio sociale, è cercare di fare una rete. Abbiamo sentito un intervento molto bello, secondo me, quello, non so se c'è ancora in sala Anna Rita Milone, il primo, che, eccola là. Io penso che noi abbiamo tutti i pezzi che lei ha elencato, anzi forse rispetto a quello che è il quadro che ci ha descritto noi abbiamo perfino più risorse. Il problema è ora fare un qualcosa che le leghi insieme, perché legandole insieme otteniamo un qualcosa che è più della somma delle parti, perché se le cose si mettono a interagire tra loro, noi facciamo di più della somma delle parti. Ma sono d'accordo che infatti proprio ci abbiamo voluto aprire il convegno perché il tema dei disturbi di condotta, e io ribadisco quello che ho detto stamattina: un bambino che ha dei primi segnali che sono il disturbo oppositivo provocatorio o lo stesso disturbo di condotta già dai primi anni delle scuole elementari, un intervento, se non lo facciamo per motivi di etica professionale, ma facciamolo almeno con un conticino di 2 più 2, ci costa 1.200, 2.000, 3.000 euro l'anno. Ma poi inserire un ragazzino in una struttura ad alta intensità di trattamento ci costa 90.000 euro l'anno, 80.000. E quindi non ha proprio senso. E non sono queste patologie o disturbi che non sia possibile identificare, perché insomma sono l'impatto con la classe subito ci dice che c'è qualche problemino. Quindi faccio anch'io mea culpa, ma l'intenzione è proprio quella di lavorare sul modello che la collega della Stella Maris ci ha proposto, quello di Lockman, che peraltro molti di noi già conoscono, in modo più intensivo, con programmi più chiari, più noti, più conosciuti agli insegnanti, ai genitori e agli operatori dei servizi sociali. Non so se ho risposto sui... Io volevo aggiungere alcune considerazioni rispetto al tema della scuola. Io credo che indubbiamente la scuola deve essere un partner formidabile, soprattutto per quanto riguarda il neonatologo infantile, ma questo vuol dire anche condividere insieme una formazione e un percorso che non può essere soltanto legato al singolo caso, è un percorso nel tempo, perché la scuola fa fatica molte volte a integrare nei propri saperi quelli legati alla salute e soprattutto alla salute mentale. E questo richiede sicuramente anche un coinvolgimento più formale della scuola in questi percorsi. Io ritengo che le battaglie fatte da neonatologia infantile per l'integrazione dell'handicap soprattutto fisico è stato un percorso culturale di confronto, di dibattito non facile negli anni 70 e 80, e d'altra parte credo che oggi c'è bisogno di riflettere insieme alla scuola su queste altre problematiche della salute mentale che richiedono anche queste grande attenzione, grande professionalità, e questo in una scuola tratta in grande crisi, in grande cambiamento. Ecco, anche devo dire nelle relazioni fatte prima erano praticamente importanti per quanto riguarda quel tema dell'inclusione sociale, perché il tema affrontato dalla collega che ci ha parlato dell'immigrazione, dell'effetto che ha sulle psicosi, rappresenta un tema che vale anche per la neuropsichiatria infantile.
noi abbiamo una popolazione di bambini e adolescenti stranieri, il problema della salute mentale per questi bambini rappresenta una grande sfida. Noi l'abbiamo visto nell'ambito della bassa modenese legata al terremoto. La presenza di bambini che nessuno conosceva, non seguiti dai servizi, e questo è un tema che ci riporta anche, in questo caso, a creare una rete di ascolto, di sostegno a queste situazioni, perché è chiaro che l'intervento precoce, l'inclusione sociale, il supporto è fondamentale. In questo caso occorre creare un percorso che vede presente, oltre agli specialisti, la scuola, l'estra scuola e tutto quel mondo della comunità e della solidarietà e anche del volontariato che può, a mio avviso, esprimere delle risposte importanti. Ma questo vuol dire anche cercare di formare sempre più le nostre discipline, e qui parlo della neuropsichiatria infantile, all'intervento precoce anche sulle psicosi. Qui mi rivolgo all'amico Calderoni. Cioè, il problema che noi abbiamo avuto con la neuropsichiatria infantile è di esserci fermati nel nostro percorso formativo molto sull'handicap e di avere visto tutti questi problemi, ad esempio della psicosi precoce, come qualcosa che non ci apparteneva pienamente. E l'adolescenza poi ci sfugge. In realtà sono poche oggi le realtà della neuropsichiatria infantile nel nostro paese che si occupano di adolescenza. Questo vuol dire perdere il contatto con la popolazione che invece avrebbe bisogno di un ascolto, di un intervento precoce, per evitare poi il caso di cui che abbiamo tutti presente qui a Modena, ma a Bologna e in tutte le altre città, di bambini che sono costretti a essere ricoverati in strutture psichiatriche per adulti. I segnali di questa sofferenza sono presenti, molte volte rinviati, e questo richiede invece una nuova anche organizzazione dei servizi per cogliere queste situazioni e accompagnarle con strumenti sempre più efficaci. Io ritengo fra l'altro molto interessante quello che ha detto il dottor Mazzi a nome del gruppo di lavoro sulle psicosi precoci, questa formazione congiunta, questa condivisione tra tutti noi di modelli nuovi, a mio avviso di riflessione e di intervento, può essere un'occasione anche di condivisione fra neuropsichiatri infantili e psichiatri di questo percorso. Io devo dire, ricordo un incontro fatto proprio alla SOPSI con l'amico Cocchi, in cui abbiamo fatto un corso ECM sulle psicosi precoci. Devo dire, c'era anche Paolo, che è coinvolto in questo, e devo dire, è stato interessantissimo vedere come su quest'area ci sono dei punti di incontro particolarmente importanti, che abbiamo visto anche nelle relazioni presentate oggi. Io credo che questo richiede, a mio avviso, uno sforzo di ricerca, devo dire, le relazioni hanno dato un segno importante, come la ricerca sta crescendo in questo settore, e credo che la ricerca genetica, così come la ricerca nell'ambito delle neuroscienze, è qualcosa di sicuramente importante, però va integrata, come diceva prima il dottor Mazzi, in un ambito di inclusione sociale, di reti, di servizi, e devo dire che anche il modello che abbiamo costruito qui a Modena dà il senso di come si possa in qualche modo procedere in questo senso, in questo modo. Quindi credo che questo sicuramente possa essere molto importante. Io passerei. Io volevo fare un brevissimo commento su questa vicenda. Intanto ringrazio la signora, perché affrontare situazioni del genere richiede un grandissimo coraggio. Immagino che non sia semplice vivere in questo modo. Devo dire che io dirigo un reparto, un SPDC, un servizio psichiatrico di diagnosi e cura per adulti. Ma soprattutto in passato capitava frequentemente la richiesta di ricovero anche per ragazzini veramente molto giovani, e devo dire che il mio punto di vista è sempre stato quello, per quanto possibile, di oppormi a questi ricoveri, in quanto credo che gli adolescenti, soprattutto i giovanissimi, meritino un trattamento diverso in strutture adeguate. Detto questo, volevo sottolineare un attimo il problema dei traumi precoci, che aveva trattato anche Ilaria Terricone precedentemente. I traumi precoci, io mi occupo per esempio di traumi nelle donne e nei figli delle donne che sono picchiate, uso un termine italianizzato per dire la battering syndrome o la violenza domestica. In realtà, per esempio, per le donne e gli adolescenti vittime di violenza esistono anche dei percorsi di aiuto. E non vorrei sempre psichiatrizzare il problema di questi adolescenti. Non so se, come capita alle volte, di vedere delle donne picchiate a cui vengono formulate delle diagnosi psichiatriche. Allora io vorrei proporre anche un approccio differente per queste persone, per le vittime di violenza,
in quanto sicuramente esistono dei traumi oggettivi, però sicuramente bisogna anche intanto aiutarle, e non sempre per esempio con i farmaci, ma con delle metodiche. Negli Stati Uniti stanno implementando nuove tecniche, nuove modalità di aiuto, soprattutto dopo la tragedia delle Torri Gemelle. Si vuole ripensare per esempio anche la diagnosi stessa di post-traumatic stress disorder, per non proprio psichiatrizzare, secondo me, queste situazioni. Esiste una letteratura amplissima su questo, veramente amplissima, sui traumi precoci come rischio di schizofrenia. C'è stato uno studio recente molto bello sull'American Journal of Psychiatry, in cui venivano paragonati per esempio non solo le vittime di violenza che avevano poi sviluppato una schizofrenia, ma anche i familiari, in modo tale da avere un doppio gruppo di controllo: uno erano i soggetti sani e uno erano i fratelli che non avevano subito un così alto grado di violenza. Per esempio, l'aspetto importante dal punto di vista epidemiologico è quello che il rischio aveva una gradualità rispetto alla quantità di trauma subito. Questo, dal punto di vista proprio della ricerca, depone per una reale eziologia da affrontare in maniera corretta. Quindi non psichiatrizzare troppo queste situazioni, evitare agli adolescenti ricoveri nelle parti per adulti, perché purtroppo si impara molto in fretta a soffrire. E intanto grazie per quello di cui ci ha parlato oggi. Vogliamo? Prego. Assolutamente sì, venga signora, mi scusi, non l'avevo vista. Si presenta velocemente, così sì, ci conosciamo tutti. È un intervento velocissimo. Io sono Tilde Barbieri Arcaleni, che mi conoscono con un cognome o con l'altro, e ho 18 anni fa pensato di fondare un'associazione che si chiama Insieme a Noi e che lavora sulle persone che hanno problemi. Allora, io ho sentito delle parole bellissime, perché noi sappiamo che l'esordio psicotico per le famiglie è una tragedia, nel senso che un familiare si trova, un figlio che ha 16-17 anni, che prima era inserito a scuola, che andava bene, e poi all'improvviso si trova davanti una persona che non conosce. È una persona che mette tutta la famiglia in una tale crisi, per cui ritengo che questo progetto regionale sull'esordio psicotico dovrebbe essere veramente molto conosciuto dai familiari, perché una cosa che le famiglie raccontano proprio nella nostra associazione è questo, di trovarsi assolutamente impreparati e cominciare anche la famiglia a chiudersi, così come la persona che si ammala. Alcuni familiari dicono: noi siamo condannati agli arresti domiciliari, nel senso che poi non possono più fare la loro vita, come diceva prima Daria. Quindi ho sentito delle parole bellissime, cioè lavorare sugli esordi, il paziente che diventa il grande esperto della propria patologia, quindi delle cose che mi hanno davvero sollevato stamattina. Quindi spero che questo progetto che ci ha presentato il dottor Mazzi davvero così produca degli effetti, a cominciare da Modena. Grazie. Grazie mille, signora.